Io ho deciso che registro di qua vedete le luci, questa è una luce che comunque mi illumina almeno un po' di menso. Allora, video spesa. Dunque, passiamo su, io non so se ho gli scontrini, sì. Allora, Eurospin, abbiamo speso 8 euro, calcolate che è per il pranzo di oggi e cena di oggi. 8 euro, non è tantissima roba, ma poi siamo andati anche al Famila, abbiamo fatto due acquisti dal cinese, quindi vi faccio vedere tutto. Allora, American Sandwich, questo qui è buonissimo, ragazzi, è l'American Sandwich, costa 1,09 euro, ottimo questo, veramente. Poi, due confezioni di cotolette di pollo. Ah, queste sono con spinaci, va bene, due. Queste le tengo sempre per riserva, magari le mangio anche fredde, così. Queste qui costavano... non mi viene fuori. Ah, 99 centesimi, perché mi dava petto di pollo, vabbè. Poi ho preso per la caprese di questa sera, che non è detto che magari non vi faccio un mukbang fit, perché ormai ci è presa questa mania, un vasetto di olive nere denocciolate, che probabilmente qualcuno di voi non le metterà nella caprese, a me piacciono da pazzi queste, 59 centesimi. Poi abbiamo preso della carne in gelatina e ne abbiamo prese due di questo tipo e poi vi faccio vedere l'altro tipo. Questo è manzo e penso 2 anni che non le prendiamo, però volevamo mangiare qualcosa di diverso perché veramente mangiamo sempre le stesse cose e uno magari un pochino si stufa. Questa carne lessata sono 250 grammi a confezione con il 10% di sconto, 1,19 euro a confezione. Poi, queste sempre della, anche queste sono Buon Pascolo, sì, anche queste qui sono Buon Pascolo, due confezioni da 140 grammi l'una. E questo invece è petto di pollo grigliato in gelatina, anche questo è molto buono. Qui c'è carne rossa classica, normale. E qui invece il petto di pollo grigliato e questo costava 99 centesimi l'una. Più o meno il peso, siamo lì, però non è proprio uguale, uguale, uguale. E questo abbiamo preso all'Eurospin. Allora, poi spesa Famila. Spesa Famila, abbiamo speso 22,09 euro come da scondrino. Che lo scondrino è imbordante. Ho preso un etto di baccalà mantecato, non so se voi lo trovate anche voi nelle vostre regioni, però qui è una cosa molto classica, un battuto praticamente di merluzzo che sarebbe la parte del baccalà o il baccalà, adesso non so, e fanno questa crema con la panna e tutto, insomma, boh. Si mangia con i crostini, con il pane, eccetera eccetera. Quello lì venere è molto buono. Poi ho preso giusto mezzo etto di insalata russa, perché sarà una vita che non la mangio, penso è un annetto, forse anche più. Non sono cose che prendo abitualmente, però le ho prese per cambiare, perché sono stufa di mangiare sempre le solite cose. Poi avevo voglia di dolce e ho preso questi qua, Asolo Dolce, i tindi alla crema di nocciola, che sono dei piccoli fagottini di sfoglia con dentro la crema di nocciola, magari uno così fine pasto, tanto per. Fenes Italian Pastry, puff pastry with hazelnut cream, ecco, this is a cookies with a hazelnut cream. Ecco, ho tradotto quello che c'era, non rompetemi le scatole se parlo inglese. Poi ho preso questo per riserva, perché magari tante volte noi arriviamo a casa, magari tardi, eccetera, eccetera, allora questo un pezzettino lo fai, è buono, questo qui è buono, della Giovanni Rana, se non altro, questo è veramente fatto bene, a me piace.
tanto ovvio non ha niente a che vedere con quello che facciamo noi a casa, questo lo sappiamo, però che ci dobbiamo fare? Ecco, quindi, allora, poi ho preso, ah sì, dovevo dirvi ancora i prezzi, quindi, le asole, le sfoglie tindi, 1 euro, poi, il baccalà mantecato, il 10% di sconto, 2,64 euro per un etto, l'insalata russa, 68 centesimi, poi, cosa vi ho fatto vedere ancora? Ah, le lasagne alla bolognese, 2,20 euro, e poi questa mozzarella della Selex, mozzarella della Selex, quando la troverò vi dirò anche il prezzo, senza lattosio, eccola qua, questa senza lattosio, 98 centesimi, questo è buono. Poi ho preso Aulus, 1 litro d'olio d'oliva. Il litro d'olio d'oliva, adesso sperando che non mi cada, adoro. Sì, amore. 4,70 euro con l'offerta sconto che c'era a meno 1,41 euro. Quindi 4,70 euro a meno 1,41 euro. Poi abbiamo preso un altro bustone di mozzarelle che si chiamano l'italiana, latte solo da allevamenti italiani. E questo bustone costava, mozzarella italiana, 2,69 euro, questo qui, valori nutrizionali, grassi 20 grammi, di cui acidi grassi saturi 13 grammi, carboidrati 2 grammi, praticamente proteine 18 grammi, considerate che qui dentro ce ne sono 3. Poi ho preso una cosa che a me piace da pazzi, lo mangio sempre o con la crema al cioccolato sopra o altre cose, l'ho trovato naturale però mi piace tantissimo, anche naturale, questo yogurt con il riso, questa crema riso, si chiama riso snack della Müller, precisamente della Müller non l'ho mai assaggiato, però prendevo sempre quelle di qualche altra marca tipo austriaca, cose così. E questo vi farò sapere se è buono, ma credo di sì, perché come tutti i prodotti Müller, secondo me sarà buonissimo. Questo crema riso Müller, 10% di sconto, 1,65 euro, diciamo che uno lo mangio alla volta, insomma, ne mangio tutti e due insieme. Poi ho preso mezzo etto di crudo, che devo fare i panini per Francesco, 90 centesimi. Ecco, poi ho preso, che volevo provare, questo, lo yogurt da bere alla fragola per il sistema, che praticamente aiuta il buon funzionamento del tuo sistema immunitario, questo qui della Bella Vita, e questo Bella Vita probiotico fragola, 98 centesimi. Poi ho preso per Nicolò le barrette colazione barra merenda, quando ha voglia di piluccare qualcosina, questo qui ha una pochissima, veramente poca percentuale di cioccolato, più che altro cereali misti, e grassi sono 1,8 quindi grammi, quindi proprio pochi alla fine, le fibre sono 4,6, praticamente senza sale, a 0,13, quindi proprio niente. Della Selex questo costava 1,39 euro, non serve che guardo perché questo me lo ricordo. E poi abbiamo preso queste qui, che in realtà non sono spinacine, sono normali, la milanese, sono più piccole rispetto alla viennese, la viennese è veramente, c'è, cioè, un fazzoletto grande così, la viennese è grande, invece queste sono 2 per confezione, e queste qui vengono 1,99 l'una, e ne abbiamo prese 2, quindi questo ottimo. Quindi questa era la spesa, adesso io vi farò vedere quello che abbiamo comprato anche dal cinese, però non credo che ci siano, che ci sia lo scontrino qui, quindi di questo non vi so dire i prezzi. Allora, ha preso Max questo bidoncino, che in realtà sarebbe per fare i cocktail, ma siccome lui beve con la cannuccia dentro, lo userà come bicchiere, questo maxi bicchierone assurdo, però mi piace tanto, mi piace parecchio, e lo puoi anche chiudere. Io suggerirò a Max di fare un buco qui con il Dremel, in modo tale da poterci mettere, magari la cannuccia, no? Per bere, capito?
Vedete che è proprio da cocktail, così. Però questo è buono così anche per bere. Poi si chiude, quindi ottimo. Poi abbiamo preso un cucchiaio di plastica barra silicone. Sì, cucchiaio in silicone, più che altro. Manico in legno e questo in silicone. Perché gli altri cucchiai di legno li ho praticamente buttati via tutti perché erano comunque troppo vecchi, quindi dopo un po' vanno buttati alla fine. E abbiamo preso anche un, come si può dire, cosa per tirare sugli spaghetti, no? La spaghettiera. Questo qui, ma non so, ma penso che comunque tutti più o meno sui 2 euro, non credo di più, onestamente, perché qui, aspettate che forse vedo. Allora, shaker grande, sì, l'ho trovato. Shaker grande, cioè questo costava 1,65 euro, però ottimo per bere una grande quantità. Cucchiaio in silicone, cioè questo, 2,59 euro. E invece il mestolame in nylon, questo qui 2,75 euro. Vabbè, insomma, siamo lì. Quindi, ragazzi, io vi mando un grande bacio. Questa era tutta la mia spesa barra acquisti. Ditemi magari se qualche prodotto l'avete già provato, come vi trovate magari con questi prodotti, se avete dei suggerimenti da provare su altri prodotti, non so, Selex o Famila o quello che è. E se vi piacciono magari gli acquistini, mini acquistini, proprio niente di che, dal cinese, ma giusto così, tanto per fare due chiacchiere sotto a questo video. Io vi mando un grande bacio, spero di avervi comunque tenuto almeno un po' di compagnia per qualche minuto e ci vedremo sicuramente in un altro video spesa. Ciao! Vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di mettere un bel like e soprattutto di attivare la campanella. Ciao!